tanta rabbia, tanta amarezza, perché comunque abbiamo visto di nuovo, diciamo, come col Napoli, come col Sassuolo, una squadra viva, una squadra che ha voglia di lottare, e anche sotto di un gol ha lottato, ha creato occasioni, raggiunge il pareggio alla fine, te lo annullano per un fallo di mano che non c'è, anzi c'è rigore per te, o comunque poteva convalidare il gol. L'ennesima, diciamo, decisione arbitrale che ci penalizza. Non abbiamo mai protestato per scelta, perché, diciamo, cerchiamo sempre di tenere un certo contegno, abbiamo sempre protestato, diciamo, per vie ufficiali, quindi senza dover. Ora la rabbia e la tensione credo che meritino anche, diciamo, un po' un richiamo pubblico, no? Perché credo che la Sampdoria non meriti, diciamo, di essere trattata in questa maniera. Mi sembra giusto che qualcuno faccia delle riflessioni, perché, diciamo, da inizio anno, appunto, sono tante tanti torti che abbiamo subito e che ci hanno penalizzato anche proprio in termini di punti. Diciamo che una squadra che non ha mai preso un rigore, che ne subisce, e poi, appunto, stasera obiettivamente mi sembra che sia abbastanza chiara una situazione che non poteva non essere a nostro favore. Il punto era importante più che altro, appunto, per la forza, per la voglia che hanno messo in campo i ragazzi di rientrare in partita. Diciamo che appunto dispiace per loro, dispiace per i tifosi che sono venuti qua a Empoli. Diciamo che credo che il popolo bucerchiato oggi si senta un pochettino colpito alle spalle, no? E di questo mi dispiace. È proprio per questo che mi sembra che sia giunto il momento, appunto, che alziamo un attimino la voce, senza fare, però che si stia un po' più attenti a certe cose, perché veramente è una fila lunga di errori, e mi sembra che si possa finire qua, ecco.